Ciao ragazzi, siamo Mark e Pazzerello. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi è un video molto particolare perché è il giorno del mio compleanno che compio 23 anni. Facciamo tanti auguri a Daniel. Grazie mille. Adesso ci facciamo un giro all'Otto Gallery e poi andiamo in pizzeria a festeggiare il mio compleanno. Qua c'è Marcello, c'è Elisa, c'è Gabri. Scusatemi. Oh, poi c'è la mia amica Dalila qua, che è la mia carissima fan. Ci saluta Dalila, nostra. Ebbene, ci vediamo tra poco. A dopo. Buona visione. Questo è il mio carissimo amico Marcello, che è il mio ospite, e qua c'è Elisa, che fa la registrazione di video per YouTube. Questo è un altro Buonasera. Qua Gabri. Ciao. Ecco il mio collega. Ciao. Mark. Ciao. Grande. Che vuoi dire ai nostri amici YouTube? Pubblicheremo anche video, che pubblicheremo anche questa, giustamente. Questo video vi faremo molto divertire. Beh, sei sempre un grande. Grazie per gli auguri ancora, sì. Sei un grande amico. Ma te la sei comprata la pizza? Sì, dove c'è? Va bene. Bene ragazzi. Adesso vado sotto gli altri. Sì. Scusa. Hai preso un resto cazzo. Ecco qua zio. Dimmi. Fai un saluto al nostro canale YouTube. Oh. Allegria. Porca miseria. Vai. Ehi Adriano. Ecco. Allegria! Ecco qua. Bene. Bene, siamo qui alla festa di nuovo per festeggiare il mio compleanno. Buona serata a tutti ragazzi. Fai le foto. No, c'è il video. Ciao. Fai un saluto del nostro canale YouTube. Ciao. Ciao a tutti. Questo è il mio carissimo Tommy, che ogni tanto con il video ci aiuta un po'. Mi do un po' la mano al backstage. Al backstage, esatto. Grazie, comunque. Ebbene ragazzi, buona serata a tutti e grazie per questa cosa. Adesso vado a finire la festa. Ciao ragazzi.
questa è la parte del meccanismo visuale. Che qua. Vediamo cosa mi ha regalato. Io ho due dita che mi piace vedere. Grazie Gina. Ecco qua, adesso leggo anche la lettera. Leggiamo la lettera che ha fatto mio zio. E ci fa la legna. Ecco, bravo! Che cos'era? Bravo! Allora, tanti auguri Daniel da zio Ale. Grazie zio. Prego. Allora, prossimo regalo. Questa, madonna quanto grande, questa è da parte della mia amica Dalila. Ecco, ecco, bravo. Guarda se ti va bene. È la misura giusta, XL, la maglione proprio. Grazie Dalila. Ok. Marco, è sempre la misura. No, non ce l'hai. Mettiti, metti tutto anche qua, mettiti un sì. Questo è così. Da fare un po', ok. Aspetta che si. Allora, tutta la parte sua, vero? Sì. Vediamo un po'. Vediamo un po', ecco qua. Allora, buon compleanno. Buon compleanno e più cari auguri per una vita meravigliosa, una salute di ferro ed un po' di soldi che non guastano mai, tanti auguri con affetto Marco, che sarebbe mio collega Marco. Sì. Grazie mille. Grazie mille. Siamo qua. E qua inizia a essere già. Raga, qua sto già iniziando a fare cose. Al valvola, al valvola. Sì. Valvola. Oh, grazie per il video. Se c'è bisogno, poi te ne mando. Dici una parte e poi così. Dovrei un po' le mani qua aprirlo, scusatemi. È un po' il video, scusate che sono. Mi sto un po'. Ecco così, grazie Marco. Oh, meno male che ci sei te, va. Andremo tutti a schifo. Vediamo un po'. Ragazzi, qua inizia la grande. Questa è il gioco, però dobbiamo capire cos'è. Come giro un attimo. La show. Lo shampoo del toro. Così. Ma questo è veramente facile. Grazie mille. Che lui e questo è già. Daniele, rimane in bianco solo che non riesce ad avvizzarlo perché non si chiude. C'è ancora qualcos'altro, ragazzi? Solo che non si chiude. Allora, qua vedo 23 anni da posto, questo da parte di parte mia di Tommy di Elisa perché le parole lunghe ragazzi io non ce l'ho. Allora, buon 23 anni, molto grandi 23 anni. Allora, ciao Daniel, ti faccio questo piccolo pensierino di cuore per farti gli auguri di buon compleanno. 100 di questi giorni, anche se non ci conosciamo da tantissimo tempo, per me sei un amico grande e fantastico. Ti voglio tanto bene e spero che comunque questa amicizia sia sempre stretta e unita. Potrei contare sempre su ogni cosa, io ci sarò come per Marco, Elisa, Tommy, eccetera. Grazie di esistere e festeggiare con entusiasmo questa magnifica serata tutti insieme. Un abbraccio. Aspetta che ti quindi Gabri, Elisa, Tommy, cosa non vedo.
vediamo un po'. Grazie, è buona cosa, va bene. Questa è la mia, sì, il profumo della Denny. Sì, questo ti fa tutto verde. E questa scopa la barba. Anche se c'è la sua vita, mi serve per la visione della barba così. Grazie. Ciao ragazzi, sono alla passeggiata con i miei amici, che stiamo facendo una passeggiata dopo mangiato che abbiamo mangiato la pizza. Adesso stiamo facendo una passeggiata in mezzo a Fiori Sud. Qua c'è il mio carissimo amico Mark. Ciao a tutti. Che qua che poi non sono neanche qua. Buona serata. Grazie mille. Adesso stiamo facendo una passeggiata. Siamo un po' alla traversata perché qua è un bel, però guardate che spettacolo ragazzi, qua in Via Nolato Vigliani. Un bello spettacolo. Eh sì. Qua dobbiamo fare un po' veloci perché sono un po' così. Oh Dalila, vieni un po' qua, va, che c'è la diretta. Ah, ecco. Ciao Dalila. Ciao ragazzi. Che sono qua. Sono con tutti, ciao, i miei amici. Dani. Ciao, ciao Gabri. Ecco qua. Ecco qua. Adesso vediamo un po' qua che facciamo la passeggiata. Mi vedi in me nella diretta, grazie. Gabri, come la trovi sta zona, sinceramente? È bella. È bella? Carina, sì. Con le luci, poi tutto lì. Sì. Ah, da te com'è in zona tua? È bella, bella anche lì. Sempre... Sì. Tu sei quasi la parte centrale, però. Sì. La trovi bella, la trovi carina. No, questa zona è carina rispetto alla mia. Perché, scusa, in che senso? Perché la mia a Capodanno sono con i botti di Capodanno. I botti forti? Sì. Come tutti gli anni? Mega. Vabbè. Beh, intanto comunque siamo qua tutti in festa. Che aspetto anche gli altri ragazzi qua che sto già lì. Eccoci. Cioè qua c'è il mio carissimo Tommy. Ah, che sempre sì, che sì. E come fai tu la diretta di solito, no? Ah, fai la diretta. Sì. Fai, invece c'è la mia carissima amica che mi ha fatto, Elisa, che mi ha fatto mi hanno fatto veramente un bel regalo, guarda. Un saluto a YouTube che grazie a lei che ci fa i video per YouTube, a me Mark. E spero che continui a farle bene, sai. Qua è il caro Marcello. Ehi. Grande il caro Marcello. Ciao. Sì. Oh, sei venuto bene sia nel primo video dell'imitazione di Maurizio Costanzo, che me ne combinate sempre una. E sei venuto e viene bene anche adesso. La grande. Grazie. Beh, che dire ragazzi, qua siamo in zona Mirafiori Sud, nella mia zona. Già così. Che io ho fatto il laboratorio di teatro. Ma Adriano, guarda che sto facendo la diretta, Se vuoi fare un saluto, di così. Saluta tutti quanti gli amici miei, Dane, tutti. Poi salutiamo tanto Stefano, che Stefano, purtroppo è venuto a mancare. Saluto tanto che è una stroca di suo amico Stefano. Che ci ha mancato molto. Lo so. E questa serata abbiamo fatto anche per lui, che non ce lo dimenticheremo mai, il nostro caro Stefano, che già purtroppo quando è venuto a mancare ci ha fatto un dispiacere per tutti noi alla zona Mirafiori Sud, per tutti i suoi familiari, i nostri amici, uguale. E domani andrò con il gruppo per fare il ricordo suo con il gruppo, che ricorderemo per lui. Poi così. Lo so. Beh, è stato una cosa, un bel gesto, però comunque, cioè. Qua che cosa sta succedendo, vediamo un po'. Da così. Comunque, dai. Qua ci sono le cose. Sì. Beh, comunque stiamo andando bene, eh. Volevo fare un po' di video così, poi dopo tu me la mandi, giustamente. Tu riesci a mandarmela, no? Scusa. Così la metto uno per volta. Sì, che fa Gabri che mi viene tutto vicino così. Attenzione che c'è nuovo. Lo so che è lì così. Lo so, così. Facciamo solo passare qua. Così. Passiamo solo qua. Così. Che qua sono già le cose del garage. Carissimi ragazzi.
Grande Gabri. Che lui non è mai stato partecipe nel nostro video, però è la prima volta che sta con noi nel video. Però era però quella volta che anche che ho fatto imitazione di Maurizio Costanzo, che tu purtroppo non c'è perché avevi un impegno. Ma si può capire che tutti abbiamo un impegno per lavoro, altre cose, ed è giusto così. Qua scusate un po' per il buio, perché c'è un po' di buio, però spero che mi vedete lo stesso con il buio lì. Adesso andiamo con la luce. E qua c'è Adriano che continua a fare i versi suoi, ciappa lì, grande. Madonna ragazzi. Ecco. Guarda che sto, questo lo pubblico tutto e poi sai com'è. Lì. Eccoci qua. Che succede? Che fai? Oh, no, ti prego, guarda che sei sul canale mio YouTube. Scusatelo, È che noi siamo pazzi noi ragazzi, siamo proprio fatti così. Tutti i miei carissimi amici. Qua stiamo attraversando, che siamo nella zona sempre via Natigliani. Adesso laggiù siamo vicino al maneggio. Eh sì, dove è il maneggio, dove siamo, ci siamo trovati tutti prima tutti insieme. Ce ne stiamo lì adesso e poi ci facciamo tutta la passeggiata dura. Qua raga, dobbiamo fare veloce, che c'è il semaforo verde. Veloce raga, che qua... Conosco il maneggio del Mesino. Addirittura, qua dove? Sai, strada, strada del Mesino. Raga, però occhio qua, perché qua ci stiamo ammazzando. Minchia, ci stiamo facendo tutto il grosso. Raga, però... Veramente, qua sembra che ci stiano piagliando per qualcosa. Vi rendete conto? Sembra che siamo dei matti. Oh, basta questo chat. Mi sta facendo fare la figuraccia, guarda. Che cosa stai facendo? Guarda che sto registrando tutto, Ciao. Se mi fate qualcosa di strano, poi sai come siamo. È già lì. Guarda ragazzi, questo è tutto registrato. Siamo già 6 minuti, ragazzi. Qua facciamo un saluto... Facciamo gli auguri al mio carissimo Francesco Stella che oggi compie 24 anni. Auguri. Che purtroppo non è potuto venire perché... Auguri Francesco, tanti auguri. Ciao Francesco, compleanno. Auguri. Auguri. E grazie auguri. Per questo. Ciao Francesco. Auguri. Ecco, questi sono tutti i miei amici che ti fanno gli auguri. Là c'è Gabriele che ha già attraversato la strada prima di noi. È sempre primis. Ha 2 anni in meno di me e già è arrivato il primis. Qua c'è Dalia che è la mia età. Tre anni meno di te. In che senso? Ah, perché lui deve farne ancora vedere. Tre anni. Faccio un saluto ad Adriano. Vabbè, ti saluto. Anche se non vuoi. Ciao Adriano. Vediamo. Beh ragazzi, questa è la parte prima, adesso poi facciamo la seconda. Ciao ragazzi, a dopo. Benvenuti ragazzi alla seconda parte della festa del mio compleanno per il nostro video di YouTube. Ecco qua. Adesso abbiamo salutato Adriano perché lui deve andare via, che purtroppo sai, i pullman arrivano sempre un po' così. E poi la sera soprattutto. Sabato sera poi lì. Pensa al centro quanto sarà casino lì, che è pieno di gente. Chi abita in periferia? Che state combinando? Oh raga, sto registrando qua. Qua mi state facendo fare una figuraccia ragazzi. Madonna ragazzi. Io non so quanti like mi metteranno però... Però se ho avuto già 30 visualizzazioni in una giornata è già una cosa buona, Mi hanno già dato dei commenti già belli. E speriamo che il mio canale di Marco Parzerello va sempre avanti per bene. Così. Sto cercando di fare lì così. Ecco. Qua ci sono i cani che ci abbaiano. Scusate ragazzi, ci sono i cani che abbaiano. Qua siamo al maneggio, come potete vedere. Siamo al maneggio, come vedete. Ragazzi miei. È bella la cosa qua, camminare un po'. Dopo mangiato che si cammina tanto. Che ci fa bene. È vero zio che fa bene a camminare? Fa bene alla salute per noi. Così ci togliamo giù anche un po' di pancetta. Soprattutto io. Io ho un po' di pancetta ragazzi. Se notate un po'. Ma cerco in tutti i modi di fare il meglio. Beh, Marco non è tanto lì, è in forma anche lui, però dobbiamo perdere tutti e due il peso, vero un po'? Sì, devo perdere meno 3-4 kg. Hai ragione, però tu in forma già sei un po', però io guarda, io devo fare sempre ancora il meglio. Io devo evitare i dolci. Io non li mangio neanche più, figurati, non sto più mangiando i dolci. Io li mangio raramente. Beh, però
il tuo sorbetto al melone, mamma mia, mi ha fatto veramente... Mi è piaciuto. Mi ha fatto brillare la testa, però, è stato delizioso. Molto buono, però. Sì. Sempre meglio che quella torta pesante che hai mangiato l'ultima volta lì alla festa. Sempre meglio. Che ti ha fatto... Esatto. Ti ha fatto andare in bagno e ti sei sentito un po' così. Sì. Adesso pian pianino. Fermata, siamo arrivati a... No, adesso stiamo andando al maneggio che va via il mio amico e poi facciamo l'ultima passeggiata. Sì. E facciamo la terza parte che è l'ultima parte, ragazzi. Comunque qua siamo ancora al maneggio del pezzo lungo. Qua vedete l'entrata laggiù. Come potete vedere, questo è il pezzo dell'entrata. Che prima andavano sia quelli che facevano lo sport. Adesso non ci sono più, entrano solo quelli che lavorano. Perché da quello che ho sentito non vogliono più fare i corsi di cavallo. Però... Però vabbè, mi dispiace un sacco, vabbè, così solo questo. Noi saremmo contenti così. E comunque, dai. E vabbè. Qua le condizioni sempre così sono. Qua! Come qui? No, che lì alla festa, lì al chiosco, c'è sempre molta gente che va a mangiare. Per esempio lì un kebabaro al chiosco. Qua siamo in via Artom, che è sempre zona mia Fiori Sud. È un'altra zona che a me piace molto, il parco. Il parco Colonnetti, che bello. Sì, però il parco Ruffini non è male, sì, eh. Sì, devo dire. Piace più parco Ruffini, più bello Ruffini del Colonnetti. Beh, questo è vero. Avete ragione. Aspettiamo perché dietro i nostri amici sono un po' lenti così. Vabbè, però non vi preoccupate che sono lenti così. Comunque, vabbè. Come dicevi? Ah, io non so niente. Vieni qua, Dalila, vieni un po', va. Madonna, la carissima qua Dalila, che è sempre una carissima amica. Come va? Va bene? Sì. Ok, sono tutti contenti. Salutiamo anche la mia ragazza che stasera non è potuta venire. Che lei ha avuto raffreddore. Però la salutiamo. Ciao Federica. E ciao a tutti quelli che ci seguono al nostro canale. Eccolo qua, Tommy, che ti saluta. Un bacione, ciao. Poi qua. Ecco, il mio collega Marco che ti saluta. Mamma mia, qua sono tante persone. Che qua è l'unico problema, ragazzi. Qua. Federica, guarisci presto. Speriamo, dai. Dai, amore. Mi raccomando, riprenditi, eh. Coraggio, Federica. Adesso qua chiudo, ragazzi, perché devo attraversare la strada che è molto pericolosa qua. Ci vediamo tra poco, ragazzi. Ah, tra poco. Eccoci, ragazzi. Siamo per la terza parte del nostro camminata per il mio compleanno. Qua siamo già nella zona di via Isler, nella zona di via Barbera. Giusto, Dalila? Non mi devo mai sbagliare qua. Qua, come potete vedere, ci sono una specie di giardinetto, è un po' buio, però qua c'è l'asilo, la scuola elementare. Aspetta che sono qua, ecco. Io ci vedo. Ecco. Ebbene, ragazzi, qua... Qua diciamo che è un posto molto diverso, ragazzi. Perché... Eccomi. Ecco qua. Ciao. Te la ricordi sta zona, ragazzi? Che è la prima volta che ci siamo incontrati. Che ci siamo incontrati la scorsa estate. Ricordo. E ci siamo incontrati qui, abbiamo fatto una passeggiata qui insieme. Sì, abbiamo conosciuto Davide anche. Sì. E che poi abbiamo iniziato a parlare del mio amico Vladi. Ecco, mi sto già ammazzando. Scusatemi, ragazzi, che sto distraendo un po', madonna già. E qui, ragazzi. Tu te lo ricordi, Gabriele? Che ci siamo incontrati qui, abbiamo fatto una passeggiata qui. Io vi parlavo del mio amico Vladi di Radio Jukebox. E siamo andati a fare la passeggiatina qua. Che quella giornata non me la dimentico mai e faceva un caldo della miseria, ragazzi. Io stavo morendo di caldo, eravate anche voi tutti estivi. Madonna. Però, ragazzi, una cosa serve, vi devo dire. Cioè, io da quando esco con voi ho capito che persone siete. Siete persone per bene. Sì. Qua si vede già bene, c'è già dietro alle mie spalle Marcello e Elisa con Tommy insieme. Qua c'è anche sempre Dalila che cammina sempre qua. Madonna, ragazzi. Certo che siamo pure in mezzo alla strada, qui non passa di nessuno adesso. Adesso andiamo in via Farinelli per prendere 71. Così ce ne torniamo a casa, che così io vado nella mia fermata e gli altri vanno nella zona nord. Che là sono a parte vicino centrale di Torino. Ragazzi miei, qua si inizia bene.
Certo che però, mamma mia, la pizza è veramente buona. Però dopo un po' mi arrivi. Aspetta, Gabri. Gabri, dobbiamo andare di qua noi. Devo fare strada io qua, perché sai che voi dovete ancora imparare bene la zona qui, sai com'è. Ciao ragazzi, siamo ancora in diretta, un po' stanchi però tutto bene. Stanchi però comunque fa bene a camminare, eh. Devi dire, qua qualcuno, cioè, qua qualcuno che sporca sempre, che pisciano. E che già a me dà fastidio che sporcano la strada qua. Siamo in diretta, la gente poi sente. Vabbè, tanto faccio piano, dai, faccio tranquillamente piano così. E poi non vuoi che ci pigliano per scemi, solo quello. Vabbè, in realtà non è che siamo proprio così, non siamo mai così. Gente, abbiamo passato una bella serata, peccato è già finito sabato, peccato. Sì. Sinceramente volevo tornare almeno indietro del tempo, volevo tornare al prima che abbiamo iniziato della giornata, no? All'Otto Gallery. Ho fatto 3 anni, ho fatto 3 anni. Che in realtà era venerdì scorso, non è venerdì, ma venerdì scorso, ma oggi abbiamo festeggiato. Però vabbè, no, io non avevo il telefono, ho voluto fare a voi perché mandavo WhatsApp, mi servo il telefono. Ma no, io ti capisco, cioè. Però già molti mi hanno fatto gli auguri, anche quelli cesenati, che tutti quanti. E oggi comunque che anche vi saluto. Ciao a tutti, auguri. Vabbè, tanto aspetta, dobbiamo ancora fare il giro lì, manca l'ultimo pezzo qua. Okay. La diretta ancora deve andare avanti. Okay. Quindi qua ci siamo, ragazzi. Scarica la batteria poi. Intanto c'ho l'incarica qui, vabbè, c'ho l'automatica, quindi bravo. Non ti preoccupare. Ok. Mamma mia. Dimmi. Non mi hai visto quando hanno fatto così, vero? Qua. Che senso? Ti ho salutato, diciamo così. Ah sì, che tu sei un po' buio però. Ah, ok. Però visto che è di te, quindi cioè. Tanto già qua. Qua ragazzi stiamo arrivando nel punto serio perché. Nella zona lì che qua passano pieni di gente, qua un bel. Qua siamo alla parrocchia Santi Apostoli. Che c'è adesso questo weekend c'è la festa patronale, come già vedete qua, guarda. Dani, dove sono gli altri? Stanno arrivando? Dietro. Tutto ok? Vanno bene? Sì, sì, sì. Vado a prenderli intanto così. Sì, no, sono un po' indietro. Come sono un po' indietro? Ah, eccoli. Beh ragazzi, così ce la facciamo, andiamo tranquillamente. Oh, ragazzi, sto facendo una bella diretta qua. Sì, una bella diretta. Però ci metteremo talmente tanto a caricare, a fare il montaggio, ragazzi, sì, qua. È lunga. È lunghissima. Però chi se ne frega? Facciamo più di 20 minuti. E a me il mio YouTube è accetto. Opla! Io stavo beccando te. Ragazzi, guarda lì, qua c'è un uccellino. C'è un uccellino laggiù, che non so se è un uccellino. Il pulcino di Del Piero, sai com'è? Ah, sì. Il pulcino di Del Piero, lo conosci il pulcino di Del Piero di l'Uliveto Rocchetta? Sono acque della salute? Sì. Okay, sapete una cosa, gente? Facciamo piano. Oliveto, dire com'è l'acqua? Oliveto, acqua. Acqua si beve. Sai qual è la mia parodia dell'Olivetti? Che quando chiamo Marco Olivetti. Sì. La parodia per me mi fa Marco Olivetti di non mangiare le olive. Perché non piace le olive in realtà. Anche pure la pizza non l'hai beccato l'oliva. Io però l'ho beccato delle olive. L'ho beccato l'olive. Visto un po', grazie, mi hai avvisato piano. Guarda che mio amico. Lo so. Qui però stiamo facendo un giro. Beh, comunque qua siamo vicino a parrocchia Santi Apostoli, come vedete. Vediamo qua, aspetta. Ecco. Scusate, non mi piacciono. Scusate ragazzi, non capisco cosa succede, però ci sono un gruppo di ragazzi un po' così. Tu c'è già l'ombrello che puoi difenderti, è grande. Noi facciamo. La zona qui non è proprio bella tanto. Però è meglio che ci troviamo in punto, ragazzi. È più tranquilla la zona. Beh. Qua è tutto lumino, stanno facendo la festa qui, ragazzi. Qua è come la festa grande stanno facendo. Hai proprio ragione, Marco. Però qua stanno giocando a calcio perché c'è la festa qui. È la festa patronale. Vedete che ci sono tutti questi cosi, guarda. Ci sono tutti questi cosi qua, ecco, come vedete. Stanno facendo un torneo di calcio, qualcosa. I ragazzi della festa patronale. Ecco, festa patronale, ragazzi. Vedete? Ecco. È un po' lontano però. Qua c'è tutte le iscrizioni, qua tutto ok. Ragazzi, beh, comunque ragazzi, stiamo andando alla fermata del 71.
Che no, stiamo per arrivare, qua stanno giocando. Non ci devono provare a darmi con un blitz, se non li faccio volare. Qua sono tutti preparatori che stanno giocando bene qua, eh. Quanto fai il karate? Fai il karate tu? No, mi sono difendere da solo. E ti credo con la forza che c'hai, mitica. È una forza enorme, daglila. Lo so. Già così. Ma beh, io difendo tutti quanti. No, qua il 71 non ci aspettiamo, ragazzi. Così faremo i saluti. Che poi torniamo a casa e dovremmo dormire. È vero che dobbiamo andare a dormire, che siamo stanchi, morti. Poi i tuoi genitori ti aspettano, dobbiamo dormire tutti. Ci vediamo tra poco, ragazzi, per i saluti, eh? Ok? A tra poco. Ciao. Ciao ciao. Ebbene ragazzi, è finita la nostra serata della mia festa di compleanno per i miei 23 anni. Spero che il video vi piace tanto. Mettete almeno 10.000 mi piace e faremo un altro video che stavolta scegliete voi quale facciamo, ok? Salutiamo il mio collega Marco. Ciao. Ecco qua Elisa, ciao. La registrata del video, ospite Marcello e qua Tommy. Che sarà il nostro backstage. Grazie. Backstage. Ciao ragazzi, buonanotte. Alla prossima, ci vediamo la prossima domenica e faremo un altro video, ok? Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao. Buonanotte. Buonanotte. Un saluto da Mark e Pazzarello. Ciao ciao.